piccoli inventori crescono e si confrontano in una gara a colpi di costruzioni, la finale nazionale del progetto Eureka, promosso da Federmeccanica e supportato da Unione Industriali. Il SERMIG, Arsenale della Pace, ha aperto le porte a 450 alunni della scuola primaria, provenienti da 19 province di tutta Italia, che hanno presentato, un gruppo alla volta, i giocattoli realizzati con il kit preparato dal team di Eureka. Eureka nasce 12 anni fa, un'idea di Federmeccanica di fare qualcosa per dei bambini, fondamentalmente quel momento dell'apprendimento in cui tipicamente non ci curiamo di loro perché sono governati dalla scuola. Invece è di grande interesse per anche un'associazione industriale come la nostra, ma per quale ragione? Perché va a stimolare gioco di squadra, competitività e porta le STEM in classe, e quindi che sono un po' il piatto forte dei loro progetti. E questo, se penso dopo 12 anni di attività, è un momento importante, non solo perché siamo al SERMIG, ma perché di fatto il Ministero ormai ha riconosciuto e fatto proprio questo processo di crescita e di alternanza, tra virgolette, dei ragazzi, dalla scuola tradizionale al giocare e il competere. E se guardiamo i numeri di quest'anno, stiamo parlando di 4.000 kit distribuiti in tutta Italia, sostenuti da tutte le territoriali di metalmeccaniche in Italia, e 4.000 kit per 10 ragazzi a team, stiamo parlando di 40.000 ragazzi che hanno comunque partecipato e che oggi ne vedono circa 450 qua a Torino per le finali nazionali. Ogni anno abbiamo un comitato scientifico che ci aiuta a immaginare e pensare come comporlo. E quindi di fatto ce lo inventiamo, sono dei kit che cambiano ogni anno, anche perché così rinnoviamo lo spirito di inventiva dei ragazzi. L'obiettivo è fondamentalmente di stimolare i ragazzi, come dicevo, da un lato al gioco di squadra, e vuol dire anche comporre i conflitti che possono nascere per idee diverse, e poi il competere in maniera sana e portare le STEM anche, o comunque stimolare sulle STEM la componente femminile. Non so se avete notato la quantità di bambine che contribuiscono e che hanno lavorato operativamente sui progetti. Un sogno classico di tutti i bambini è quello di diventare astronauti. Lei come ha realizzato il suo sogno? Lo era anche il mio, e io ho sempre sognato di volare e non ho mai cambiato idea da quando avevo 6-7 anni, e mi sono sempre impegnato cercando di capire che cosa dovevo fare, quali scelte scolastiche avrei dovuto fare, quali erano le materie e soprattutto le capacità che dovevo sviluppare per poter poi un giorno pensare anche solo di concorrere per poter diventare astronauta. E oggi è ancora un sogno realizzabile secondo lei? Oggi sicuramente è un sogno realizzabile molto più di ieri, ci sono molto più opportunità di volare, è qualcosa che non dico che è comune, ma è molto più alla portata di tantissime persone. E quali sono i valori importanti da trasmettere ai bambini per insegnare loro che è un sogno davvero raggiungibile? Sicuramente l'impegno e la determinazione, perché quando uno vuole realizzare qualcosa, a volte noi investiamo energie e tempo e vorremmo vedere i risultati subito, e invece molte volte noi dobbiamo investire in un certo periodo della nostra vita per poter poi godere dei risultati molto più tardi, ed è qualcosa che nella nostra società si è anche abbastanza perso, quindi dovremmo riscoprire il valore della pazienza. Oggi i bambini hanno presentato i loro progetti, c'erano tantissimi bimbi e anche tantissime bambine. Le discipline STEM sono un mondo sempre forse un po' meno accessibile alle donne. Come la pensa su questo? No, credo che forse nel passato, al giorno d'oggi ci sono le materie STEM, qualcosa che è molto più accessibile alle donne, e anche l'attività che ho fatto io adesso direi che all'incirca ci sono circa 50-50 tra astronauti uomini e astronauti donne.